Benvenuti a Comici e Cose e oggi siamo comici che parlano di cose. Comici che parlano di E cose. oggi comici parlano di Tinder. Ah, non Sì, lo sapevo. non lo sapevi? Mi Ebbene, adesso piace lo l'argomento a sai. sorpresa. No, diciamo come doveva andare. Dovevamo parlare di malattie cinesi ai ristoranti Sì, cinesi e sì. siamo finiti a parlare di Sì. Perché l'ha deciso John adesso? Perché ho deciso Però io. è colpa di Luca che ha visto un'icona sul cellulare di John e gli ha detto: wow, grande, ti sei riscaricato Tinder. Ma non era Tinder, era tipo Infatti, un'app. io vorrei era verificare, un'app, in secondo me era realtà è un'app Tinder. di meditazione. Certo, È vero! anche la mia ragazza dico così. Ma è quella, l'hai confusa perché i colori erano simili, Ma ma non c'era la fiammella, io ho visto una era tipo fiammella, un magari mi cerchio. sbaglio, No, magari mi no, sbaglio. No, è non è che hai visto arancione, quello della ecco perché l'ha Vodafone? visto. Lui ha visto quello arancione, che è un'app di meditazione, Che il cui stesso. simbolo è un cerchio arancione. Allora, Cioè, pensa al ovviamente. design dell'app, della meditazione, Ovviamente non ha questo, questo molto basic. podcast sarà sentito dalla ragazza di John che non vuole, deve sapere che ha Tinder. Questa è tutta una gigantesca scusa, Io non ho ovviamente. niente da nascondere, io non ho No, Tinder non ha Tinder, io e diciamoci la confermo. verità, la mia ragazza non ha niente da qui temere perché io con Tinder non sono capace. Quindi anche se l'avessi, cioè è impossibile che io riesca a combinare Cioè, il alcunché. problema è risolto alla E il base. problema è risolto alla base, cioè io posso usare Bumble, Tinder, cioè qualunque. Cos'è che puoi Non lo so, usare? Bumble Ma non è. che cazzo Non è? esiste Bumble come. Non ne ho idea, cioè, vabbè, quelle Andiamo a cercare robe. perché qui abbiamo un PC Non ti stai collegato confondendo con online. Badoo che. Però Badoo, tipo, sei meno di 50 anni non puoi Infatti, non entrare, puoi no? Cioè, iscriverti se hai meno di cos'è? 50 anni. Bumble è, vedi, è sì, Ah. Bumble è basato sulla località. Le sai Eh sì, tutte? certo, io sono molto Ma sul anche scusa, pezzo. sono tutti basati sulla località. Esatto. Cioè, è tipo l'unico No, però criterio. in realtà non è. Cioè, quelli per noi poveri sì, per noi poveri No, parla sfigati. per te. Ok. Allora, No, credo che però. Scusa se ti ho interrotto, sì, però vai. credo che la differenza sia che in Bumble solo le donne possono mangiare. Possono mangiare, Possono cos'è mangiare. Pac-Man? Possono mandare il primo messaggio. Questa è la differenza, capisci? Che può essere interessante, però in realtà anche su Tinder, in realtà se una donna non mette like all'uomo, l'uomo non ha modo di Ma è contattarla. quello che ho sempre pensato anch'io. E secondo me è la ragione perché ho smesso di usare Tinder, perché ho Ma detto, è ma l'unica cosa per cui Tinder ha senso, no, ma cioè quella, cioè. dicevo, ma perché io ho bisogno di questa applicazione per fare match con una per mandarle un messaggio? Quando mi basta mandare un messaggio via Facebook che faccio prima. Sì, ma questo è il ragionamento da Ho capito, cinquantenne. però io ho detto, ma cioè, non ha Cioè, senso, cioè, sei il cinquantenne su devo fare tutto Facebook, adesso condividi un sto paio di bufale e finito. Dimmi quale. Vai di piano, va sempre bene. Beh, scusa, tu stavi diffondendo la bufala che Prince Cinesi. Ah, Albert sì. era coinvolto in uno scandalo sessuale, mentre invece era Andrew, però. Allora, rischiamo di andare fuori argomento se Sì, parliamo di questa tantissimo, tra cosa, però l'altro. effettivamente mi sono confuso fra il principe Albert e il principe Andrew. Vabbè, succede, E dai, sono due principi inutili. come parentesi aggiungo che effettivamente stavo cercando informazioni sullo scandalo sessuale del principe Albert e non trovandone ho pensato fosse un complotto. Mentre in realtà è che il principe Albert non c'entra niente con gli scandali sessuali. Andrew, Perché Andrew qua? però va bene. Comunque, beh, scandali sessuali, Tinder, alla fine, dai, non è che ci siamo andati poi così Ma tanto fuori voi tema. invece siete molto più esperti di Tinder Ma io perché. esperta, sai che no, alla Beh, sì, fine. perché l'hai usata per No, molto l'ho tempo. usato, però l'ho usato molto poco. Ho avuto delle esperienze un po' del cazzo, perché vabbè, ho tirato su un paio di ragazzini interessanti, quindi ok, molto toy boy. Poi sono uscita con uno che sembrava interessante e poi dopo non ha voluto mettersi il preservativo e si è messo a frignare che sennò non gli veniva duro, cioè la cosa meno virile del mondo. E da quella cosa lì ho cambiato la descrizione su Tinder scrivendo che la cosa meno virile possibile è che se ti si ammoscia quando ti metti il Mi preservativo. Non lo so, ricordo quello la frase era status. molto figa, ma l'ho rimossa, non me la ricordo. E Era. quella frase è piaciuta a Ripepi, che è un grande fan del preservativo. Che ripeti, diciamolo per chi non lo È il mio sapesse. ragazzo! È un grande fan del Che ho preservativo. Cioè, nel trovato su. senso che gli Non più! piace il preservativo come concetto. Sì, certo. No, non è vero, però è un po' paranoico, certo, non è ai livelli di Luca Anselmi, Ha cioè, ragione, io sono pienamente chiaramente. d'accordo con Stefano Chiaramente, Ripepi. però, giustamente, quando faceva sesso occasionale, no, non lo faceva senza preservativo, cioè Giusto. piuttosto rinunciava. Giustissimo, giustissimo, sono pienamente E d'accordo. quindi gli era piaciuta questa frase perché anche lui aveva trovato da Tinder, come mi risulta è successo anche a voi, tra l'altro, delle A ragazze che me magari. Vabbè, tu non hai trovato ragazze in generale, A me però non è ti è successo successo nella niente. vita normale trovare ragazze che magari non vogliono usare il Ma in preservativo. realtà io ho sentito di questa cosa, a me personalmente non è mai capitato. Ah, A me bene. capita che a volte se entri senza preservativo non ti dicono niente.
Sì, okay, sì, sì. E poi dici, vabbè. E poi esco e lo metto. Cioè, ti... Che questa cosa è sempre bellissima, proprio. Sì, sono... però Luca è successo. Sì, sì, a me è un sacco di... Cioè, nel senso, tante persone l'hanno... addirittura ha detto non usarlo, quindi neanche silenzio ha senso, diciamo, però proprio no, non usiamolo, quindi no, 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 capita, capita, per uomini e per donne. Ma io infatti anche io pensavo che le donne non la dicessero sta cosa, invece poi parlando con un po' di voi ho scoperto che... Vabbè, che se gliene frega le donne, scusami, intanto... Ma come cosa gliene frega? Cioè, mettilo. Appunto, appunto, non cambia niente a livello di sensibilità. È quello che intendo dire. È chiaro che per l'uomo è una rottura di cazzo, sì. Però cioè, che vai in paranoia, non lo trovi, devi aprirlo. Oh, dov'è? L'hai strappato. Oh mio Dio, John, vabbè, no. Te lo puoi anche far aprire, eh. Cioè, il problema poi non è così non difficile, non voglio dire. No, ok. Ma a volte è difficile, a volte... Cioè, no, ma è difficile. È difficile. Poi lo metti dal lato sbagliato. Ma c'era una, tipo una cosa, un flashback di Family Guy che diceva condoms, put it on wrong for a little bit and then put them on right. che è la pubblicità perfetta. Non sai quante volte. Cioè, che tu sei lì, c'è il cappuccio proprio. Lo so, cioè anche se non lo faccio sul mio cazzo non avendolo, che poi in realtà ogni tanto lo faccio sul mio cazzo anche se non è vero il cazzo. Cioè tu stai parlando del tuo strap-on. Sì, perché giustamente metti il preservativo, allo giustamente. Strap-on per motivi igienici, così è tutto, resta tutto più pulito, poi lo lavi comunque, ma col preservativo comunque. Giusto, giusto. Quindi però, in realtà però, mi è capitato di metterlo. No, ma non è la stessa cosa, perché lo strap-on rimane sempre duro. Esattamente. Mentre invece il pisello, come sai, si... affloscia e poi devi ricominciare da capo. Lo so, sono cose drammatiche. Non piangere, John. Okay. Cioè, volevamo spendere una buona parola. Volevamo spendere una buona parola sui preservativi. John ha praticamente detto: non usatelo, faccia un casino. Cioè, vabbè. Comunque, no, io dico le cose come stanno. Cioè, capisco il problema. Anch'io capisco il problema. Però non uso il preservativo come se fosse facile. Ma esatto, ma infatti la mia teoria è: se hai problemi ad usare il preservativo, ti alleni. Quando ti masturbi col preservativo finché non impari. Cioè, io non sto dicendo se non c'è la fai, se è un coglione muori, cioè se, dicendo, se non ce la fai trova il e vabbè costa, a parte che non è vero perché ce li hanno al Lidl, molto buoni quelli super sottili del Lidl. Allora parliamo dei preservativi super sottili del Lidl. Ok, comici e Tinder, siamo sempre in argomento comici e Tinder, ma è una parentesi sui preservativi del Lidl. Quante parentesi abbiamo aperto? Perché no, 42 le ho contate, abbiamo chiuso perché dovevo chiudere quella, no, perché poi con Stefano non l'ho chiusa, cioè nel senso che anche lui è successa questa roba. E quindi quando aveva letto sul mio status su Tinder che no preservativo no party, gli era piaciuto molto, quindi anche quello ci ha portato insieme. Allora io vorrei anche aggiungere... Però ritorniamo ai preservativi. Ritorniamo ai preservativi del Lidl, perché sì. Giustamente le persone avranno timore di utilizzare i preservativi del Lidl, secondo l'idea per cui Lidl è tutto di qualità inferiore, quindi anche il preservativo. No, io li uso sempre, quelli super sottili, perché quelli normali mi dicono che sono un po' stretti. Bene, Luca? No, non ho mai usato i preservativi del Lidl, quindi non ho informazioni. Non hai informazioni a riguardo. Tu, quindi tu che preservativi usi? Ma sono un classico Durex, quindi... Sì, due o tre circa. Due o tre insieme, esatto, per fare qualcuno. Perché no, perché Luca, per com'è paranoico, lo sa che più di un preservativo rischia di danneggiarsi a vicenda. Assolutamente. Mm-hmm. Forse è lì che sbagliavi, John, provavi a metterne due insieme. Ma io ho sbagliato tante cose nella sessuale, vita. Fra cui questo e numerose altre robe di cui mi pento. Comunque, no. Sì. Però tipo Luca è uno che secondo me non prende super sottili. Sì, sì. Sì? Sì, assolutamente. Allora non ti fai mandare in paranoia. No, me. Perché confido nella qualità. Ah. Ok? Quindi non mi faccio questa paranoia. È una delle poche che non mi faccio. A me si sono rotte a volte dei preservativi, sì. Non questi del Lidl. Finora. Attenzione! Cioè, quindi non erano questi, altre marche che non ricordo, a me è capitato un po' di volte di rotture di preservativi. Non siamo pagati dalla Lidl per fare pubblicità e per dire queste cose. No, sia però chiaro, Lidl, anche se dovrebbero pagarci. Se volete pagateci, noi parliamo dei vostri prodotti tranquillamente, anche le vostre chips sono buone, come si chiamano, quelle per farinaccio. Io sì. Pensavo che parlasse dei microchip. No, perché no. Lidl vende microchip. Vende anche microchip. No, le tortiglia chips, ecco cosa volevo dire. Ah, le tortiglia chips sono molto buone, quelle però piccanti di solito. No, quelle no, piccanti non. No, piccanti sono meglio. Comunque, però tornando su preservativi e quindi conseguentemente su Tinder, quindi dopo che hai scritto quello status su Facebook, tranquillo, non hai più avuto problemi con Tinder. Su Tinder, non su Facebook. Eh?
Tu hai scritto la frase. Ah, tu hai No, scritto su l'avevo Tinder scritta una su frase. Tinder quella Ah, frase. attenzione, così per Esatto. scremare un pochettino. E ha Esatto. E poi, funzionato? sì, dopo di quello io ho avuto due match con due che si chiamavano Stefano, tutti e due. E uno era un ragazzino, quindi il mio target perfetto, e l'altro era il mio Stefano attuale che aveva scritto nella descrizione niente, vuoto, e poi aveva scritto Ste come nome, quindi neanche scrivere il nome completo. E poi lui, vabbè, lo sapete, non viene molto bene in foto, quindi... Quindi perché l'hai scelto? Perché ho guardato la foto e ho detto, questo c'ha una faccia di uno che magari dal vivo è meglio che in foto. Avevo Ma che ragione. carina che sei, Ma vedi? boh, così ho detto, proviamo. Poi però c'era l'altro che mi interessava di più perché l'altro era molto più... Cioè, c'aveva tutte le foto da figo, capello lungo, c'era tipo 18 anni, c'era una roba più così. E all'altro gli ho detto, vieni a vedere sto open mic che ci conosciamo. E lui non fa, no, non riesco. E poi dopo Stefano ha detto, vieni a vedere il mio spettacolo che ci conosciamo. Stefano è venuto, è arrivato prima, ha vinto lui, basta. Ah, L'altro non l'ho più quindi poteva sentito. essere tutto un altro mondo se Poteva invece essere un altro veniva lui mondo. all'open. Che peccato. Beh, però, Come come che peccato? peccato? Peccato benissimo. No, No, cioè per lui, poverino. l'altro però era la solita, il solito discorso toy boy, l'altro. Invece con Ah, Stefano infatti poi... non sarebbe durata, sarebbe stata una No, non roba. sarebbe stata una storia. Magari l'avrei incontrato comunque, Stefano, cioè. Tu perché Però... dici che giustamente il destino vi avrebbe avvicinati? No, Tinder, non il Ah, dici che destino. Si l'avresti chiama incontrato Tinder. su Perché Tinder. il destino... No, perché c'era già stato il match. Ah, Io ho avuto due giusto. match in contemporanea, solo che l'altro era arrivato leggermente prima e gli avevo detto di venire a un open Cosa mic. succede quando prendi un match? You get a match! Ah, non ho mai Succede, visto c'è... questa parte dell'applicazione di Tinder. Io Oh, conosco la niente, ti arriva parte. una notifica Io normalissima. conosco la parte, cioè tipo Tinder che ti dice ci sono dei match. Ci sono delle persone a cui piaci, ma devi pagare per poterli vedere. Io conosco questo. E poi una volta. È vero, perché tu non sai come Tinder fa i soldi in realtà. Tinder non fa i soldi con Clara. Tinder fa i Ovviamente. soldi con gente come John. Cioè, che ovviamente è talmente disperati che poi paga tipo una settimana di Mamma mia, che prova tristezza. per vedere chi sono le persone che hanno messo il like. E sono Ecco. tipo una casalinga di 60 anni. E uno che è palesemente una prostituta che sta utilizzando Tinder per Certo. servizi. E E tu hai quindi pagato per io ho questo. pagato per questo e è stato il momento in cui poi ho disinstallato Tinder. Eh sì. La domanda è, hai incontrato queste due persone? No, no, Avresti no. dovuto. Peccato. In entrambi i casi, tra l'altro, per motivazioni diverse. Cioè, in realtà io avevo messo come target tipo dai 30 ai 45, però era palesemente una casalinga di 60 anni, comunque dalla foto, quindi stava mentendo E sull'età. vabbè. E Ma quindi, il fatto che fosse casalinga, da dove lo capivi? perché Dalle la sua foto? foto era lei con la Con la scopa. scopa. Quindi, ed era anche una foto molto scranata, cioè effettivamente questo stava facendo più fatica di me. Io non essendo donna su Tinder. Bellissimo. No, invece io la mia esperienza di Tinder è che non mi è mai successo di non avere il match. Cioè io Lo so. appena scorro a destra viene subito Ma fuori you got a match perché per... sei donna e sei figa, cioè questa cosa che Sì, deve quello essere sì, quella perché la ragione. Stefano mi ha giurato che lui non fa come tutti gli altri che vanno tutti a destra senza guardare le foto. Lui Non fa, ti no, no, crediamo, Stefano. lui fa, no, no, io ti avevo studiato bene con le foto, avevo... Ma io volevo fare come Stefano all'inizio, cioè tipo Ti rompi il cazzo, il primo però. giorno ero tipo attento e poi dopo tipo una settimana che comunque non succedeva niente, dicevo ma sto l'algoritmo è baccato, se provo a fare destra su tutti, se sinistra su tutti, Esatto. cioè facevo tipo, ma non guardavo neanche, cioè proprio letteralmente giravo il Beh, ma telefono anche Luca Anselmi e fa così, facevo sì, tipo assolutamente. poker, ma non niente, Quella è la niente. tecnica, perché scremi dopo. No, Sì. sbaglia perché poi l'algoritmo ti mette in fondo al mazzo. Perché l'algoritmo valuta che te sei uno sfigato e quindi non vale il tempo di È Tinder e quindi scende di vero. percentuale. Perché studiavo tutte le cose online a Sì, ma che riguardo. tristezza, John. Facevi prima Però, uscire e rimorchiare una, con tutto sto sì, tempo che ci hai però impiegato. c'è da dire che se comunque hai un profilo fatto bene e qualche match lo hai comunque, anche se scorri sempre a destra, voglio dire, qualcuno lo conosci. Sì, no, infatti, però volevo tornare a quello che ha detto Clara, perché in effetti poi io ho disinstallato Tinder perché avevo incontrato una persona in real. E in Esatto. real ho detto, vabbè, ma cioè, è più facile per me trovare fuori piuttosto che trovare sull'applicazione. E com'è finita? Voi lo sapete com'è finita? Non era una domanda a Perché caso. era dicembre 2019, quindi dovete fare i calcoli con chi mi stavo frequentando in quel periodo. Ok, va bene. Bene,
Sto velo di tristezza che è sceso sulla conversazione. Io sono raffreddata, tra l'altro, che è bellissimo. No, io sto cercando di non soffiarmi il naso. Anch'io. Mentre stiamo facendo il nostro. E allora facciamo il break dove tutti ci soffiamo il naso e Luca intanto parla coprendo i nostri rumori. Sì, vai Luca, tu parla, noi ci soffiamo il naso. Questa sarà una cosa divertentissima, ragazzi, perché Clara è scappata direttamente e questo vi fa capire quanto sia più raffreddata di John. John invece se ne frega altamente e si sta soffiando il naso sul microfono. Questo è quello che sta accadendo. Adesso sta rientrando forse anche Luca, Clara. Voi Clara e Luca dovete sapere anche che noi stiamo registrando su due microfoni. Uno che è il Tascam, che stiamo utilizzando come primo microfono, e l'altro invece è il cellulare. E useremo sicuramente l'audio del cellulare perché verrà meglio. Ma per forza usiamo il cellulare anche perché il Tascam non sta registrando. Ah, fantastico! Da 15 minuti, però bellissimo. Noi abbiamo salvato la registrazione perché abbiamo il cellulare che sta registrando. Ah, siamo veramente furbi. Perché giustamente io devo dire una cosa, la colpa di tutto questo è unicamente mia e di Luca, perché abbiamo permesso a John di occuparsi della parte tecnica. Quindi che questo è il primo è veramente colpa nostra, cioè. Sì, sì, sì. Questo è un errore molto comune. Delegare a John. In questo momento John si sta rovesciando, sta versando il tè nella tazza, sopra. Avendo cura di tenere tutto sopra il computer. Così se cade una goccia va sicuramente sul computer. Computer nuovo, tra l'altro. Nuovissimo. Vabbè. Quindi ha rischiato veramente, veramente tanto. Vabbè, comunque dai, torniamo sul discorso ora che abbiamo fatto il break per soffiarci il naso. È una puntata bellissima questa. Non è male. Sì, quindi io fallimento totale su Tinder. E ho provato anche quell'altro, quello che tipo le persone che incroci. Happen. Oh, Luca le sa tutte queste robe. Luca è un grande. Ma è quello che tu vedi qualcuno che ti piace e poi lo scrivi. Ma non funzionerà mai. No, allora funziona così. Okay. Tu ovviamente fai le tue commissioni in città, incontri determinate persone. Le tue commissioni in cioè città. Le tue cose. Che sai? Cioè, tipo. Perché Luca giustamente fa le commissioni. Cioè, le commissioni. Cioè, lavori in città, fai quello che devi fare, incroci delle persone, magari hai visto una persona che ti piace. E il concetto qual è? Ok, questa persona mi piace, vedo se anche lei ha questa applicazione. E se abbiamo, se ci siamo visti, ci siamo piaciuti, ma non ci siamo detti nulla, mettiamo il match l'uno all'altro e ci parliamo. E allora ripeto quello che ho detto: non funzionerà mai. Non funziona. È impossibile che funzioni. Sì, per un brevissimo periodo, ma funziona, cioè tra virgolette, come Tinder, nel senso, ok. Vai a caso. Sì, vai a caso, vedi una che ti piace, metti like, ma non perché l'hai vista sull'autobus, vai a cercarla. E sei uscito con questa persona? No. Oh. No, ma non mi piaceva il concetto perché era veramente come Tinder. No, ma è tanto chiaramente demenziale. Tinder. Allora, in realtà io lo usavo diversamente. Però posso dire una cosa? Sì. Che secondo me c'è stata un po' un'evoluzione da questo social con un'altra app, di cui non ricordo il nome ma chiedo scusa, che è per conoscere gente alla stessa festa in cui ti trovi. Cioè tu vai a una festa, per esempio, vai a ballare, però vai... No, sì, però... cioè in cose molto grandi come concerti, così esatto, e nasce sì, per i concerti, infatti, nasce per i concerti. Quindi magari tu sei allo stesso concerto, vedi le foto di qualcuno che ti piace, non so se devi mettere like o puoi già mandare un messaggio, questo non ve lo so dire perché non l'ho mai provata, dovrei farlo. E quindi potresti conoscere la persona al concerto, farti il concerto con questa persona e poi eventualmente vedere cosa succede. Che questo è già più intelligente, stai già condividendo una cosa, sei già lì insieme, c'è già la possibilità di vedersi. E qua rientriamo un po' nel meccanismo di Grindr. Cioè, quindi vado in depressione subito. Questo è quello che mi succede. No, già, perché ti rovini anche il concerto. Mi rovina anche il concerto, sono solo a guardare l'applicazione invece che a godermi il concerto. Terribile. Ma perché nessuno vuole ballare con me? Però è abbastanza nuova questa, andrebbe provata. No, Happen io l'ho usato, però la verità di Happen è che non incontravo mai le persone, cioè neanche dal vivo, non è che tipo vedevo una che mi piaceva e poi la trovavo su Happen. Certo. Ma succedeva che diceva, ti stai incrociando con queste persone di continuo. E sì, inquietante. E questa è la cosa inquietante di Happen, perché ti dice non solo chi ha incrociato, ma quanto spesso vi incrociate. Quindi io più o meno avevo beccato quante persone dovevano essere in giro per il mio palazzo, perché avevo alcune persone che ci eravamo incrociati tipo centinaia e centinaia di volte, che significava che probabilmente o viveva sopra di me oppure la porta accanto, però non sapevo chi fossero. Io poi gli avevo messo comunque il like, giustamente, perché dicevo, beh, ma se abita qua dietro, facile, se facciamo la scopata veloce. Certo. Però non mi cagavo lo stesso, per sempre la questione che faccio schifo al cazzo. Ma non è e vero quindi... che fai schifo al ma cazzo, è, insomma, però... evidentemente... No, ma
Cioè, gli approcci online, boh, anch'io sono sempre stata scettica, anche se pure io poi ho usato Tinder, adesso sono in una relazione grazie a Tinder, quello che vuoi, Ma non però solo tu, in generale mi anche... inquietano sempre, poi anche tutte queste robe che ti dicono dove sei, cioè perché c'è Grindr, che poi non ho mai capito se si pronuncia Grindr o Secondo Grindr, me è quello, Grindr. anche secondo me, però lo sento chiamare Grindr, quindi non lo so, vabbè, comunque anche secondo me è Grindr. E quelli perché esiste solamente per gli omosessuali maschi? Perché una donna, cioè, sarebbe pericolosa, insomma, perché ti dà dei perfetti tools di Perché stalkeraggio. peraltro Grindr il simbolo è tipo una maschera che sembra un teschio? Ma che ne so, perché sesso anonimo occasionale e Giusto. poi ti prendi l'AIDS Bellissima e quindi questa c'è il cosa. teschio, no? Questa è una cosa veramente poco progressista, quello Sì, che hai detto. esatto. Perché progressista se fai sesso non protetto ti prendi l'AIDS? Se tu Vabbè, stai ma facendo no, no. l'associazione omosessuale AIDS, allora vuol dire che l'omofobo sei tu. Ma cos'è sta Perché cosa? sto parlando di sesso Cos'è sto occasionale. concetto qua? Questo si chiama arrampicarsi sugli specchi, però l'ho Cos'è? fatto da Dio. Sì, esatto. Una nota di merito a Clara. Comunque, in questo momento sto scaricando Grindr. Ma perché? Ma è vero che tu comunque eri aperto a una possibile No, ma non è che esplorazione? sto scaricando Grindr, che in realtà stavo andando sul sito e adesso lo sto scaricando, però. Stai guardando ragazzotti asiatici Sì. sorridenti, però. Sì, perché quella la pagina principale di Grindr sono ragazzi asiatici Che sorridenti, bello! che è il target principale di ogni gay che si rispetti. Ma io sapevo che invece no, c'è un Era problema di nero, razzismo giusto? nella comunità gay, che gli Davvero? asiatici non beccano, Ah, sapevo. attenzione, questa è mia nuova. No, ma magari non lo so da chi l'ho sentita, magari è una cavolata, No, però io però sentivo sì, che l'ho nella sentita. comunità gay i neri tendenzialmente avevano tipo una maggiore rating sessuale. Perché ce ne sono di meno No, più che altro fuori dal perché c'è la closet? storia che ce l'abbiano grosso e i Eh gay sì. questa cosa interessa Beh, ma non molto. è una storia, è un fatto Sì, ma io sto cercando di biologico. mantenermi su una linea che sia il più possibile di sinistra, senza dire Ok, ma. ai gay piace il cazzo grosso e i neri ce l'hanno. Dovete Cioè, capire, io ragazzi, ok. ma Abbiamo. perché non è di sinistra? Cioè, sono fatti reali della vita, cioè non è una cosa negativa, scusa. Poi vabbè, non è che il 100% di neri ce l'hanno grosso, perché io ho beccato anche il nero col pacco il cazzo piccolo, quindi Ce l'hai raccontato tutto molto può spesso sul essere, palco. tutto può essere. Però tendenzialmente sì, cioè io il cazzo più gigante che abbia mai visto nella mia esistenza, che non pensavo che esistessero così grossi, era nero. Quindi i gay fanno bene. Sì, anche se non Essenzialmente. lo so, perché se io puntassi a fare sesso anale non andrei a cercare il cazzo più grosso del mondo. Ma questo Però, è. boh, sono Beh, sai, io che loro sono sono uomini. chiusa, è vero. Sono uomini, Sì, quindi. agli uomini piace farsi sfondare il culo, anche a quelli etero. Sì. Allora, essenzialmente gli uomini sono una razza a sé. Una razza a No, sé. ma anche no. Siamo passati dal progressismo alla cosa più becera che No, potessi dire. No, siamo però, passati un po' più a tipo gli uomini sono magari da l'uomo ha Marte, le anche un donne di approccio, Venere. un po' più violento al sesso, perché anche a me piace il sesso violento, però a volte vedo che magari un uomo non si rende conto di quanta forza sta usando, gli devi dire aspetta un attimo. Ma quindi Quindi con secondo me tra uomini un po' si massacrano se fanno sesso violento due uomini, secondo Sì, me. però dipende anche dall'età, perché secondo me più si. Poi dopo un po' lo vuoi dolce. Poi ti Cioè, stufi. no, perché mi viene da pensare comunque, c'è cioè, tipo ai gay, quelli un po' più anzianotti, che si fanno la coppiettina. Ma Cioè, alla questo è fine, un po' secondo un me sono più cliché. tranquilli, no? Sì, però se ti piace un certo tipo di sesso violento ti continua a piacere. No, la mia osservazione era che sesso violento uomo-donna, cioè l'uomo magari si trattiene un attimo perché sennò fai male veramente. Invece secondo me tra due uomini, secondo me c'è il rischio che si picchiano veramente. Cioè che È sesso vero. violento diventi violento veramente. Cioè, quindi Non lo so, questo è secondo te, tutto. quindi tra uomo e donna l'uomo si trattiene? Se non è uno psicopatico. Ah, ecco dove No, sbagliavo. ecco. Vabbè, No, non Luca si si trattiene in sa. generale, però se si fanno delle pratiche un po' violente, chiaramente devi dosare la Però io forza. Luca non lo vedo che fa tipo sesso violento, io lo vedo che fa quel sesso. Sbagli. No, no, io me lo immagino che fa quel sesso, quello tipo quello inquietante. È Cioè, quello tipo vero. col rasoio sui piedi. Cos'è questa roba? Che fa tutti i giochini tipo Sì, so. quei giochini strani del tipo ti accende una miccia in mezzo alle dita dei piedi e poi devi Sì. stare ferma con un bicchiere Ah, in poi secondo testa me e uno poi che gli vado a fare la piace. spesa, no? Cioè, Sì, con è vero. quei Ti lascia tipo legata giochi al letto, esce, lì. non ti dice Sì, dove va, poi torna. esatto. E poi secondo me è un fan delle candele, Luca. Sì. Io ce lo vedo che fa gocciolare la cera. Oh, ma ha sgamato il pelo su tutto, Sì. incredibile.
Notare che Luca sta facendo quella cosa dove per discolparsi finge ironicamente di dire ah mi hanno beccato, ma mi hanno beccato veramente. Aspetta, aspetta, no, sulla cera sì. Delle ti volte... ho beccato? No, delle... sulla cera sì, usata. Sulle bici dei piedi no, ma lo farò questa sera. Ecco, bene. L'hai usata nel senso l'hai messo su di te o l'hai messo su no. di me? No, no, su di lei. Su di lei, beh, figurati se vi faccio del male io. Se sono un pazzo. Esatto, voglio tutelarmi comunque. Nel senso, fa male la cera, cioè, cavolo. Sì, fa male. Io non l'ho mai fatto sta No, io l'ho provata una volta, cioè subita, poi adesso io lo faccio tranquillamente, ma non me lo faccio più fare. Ma perché piace di più. Però dipende quanto la tieni lontana. Sì, esatto, esatto. Cioè c'è anche il modo per farla, cioè, la soffrire meno. Non lo so, nemmeno. Ma secondo me c'è, mica più è vicino, più brucia. Più la tieni lontano, anche, anche se spegni subito la candela, se aspetti qualche secondo, già brucia meno. Che se ah, non beh, la versi certo. subito, banalmente. Certo. Quindi ci sono comunque. Ma che esperto di cera. No, ma infatti, ma il problema più grave, secondo me, è se la cera ti finisce sul letto. Perché poi non la togli. Hai ragione. Che è la ragione per cui io non l'ho mai fatto, in realtà. Perché non voglio rovinare il divano. Ma puoi usarla in motel, così. Esatto, capito, ma però. Infatti in motel si fanno le peggio schifezze. Ah, giusto, ok. A volte ci penso, cioè che diciamo facciamo sta roba, no però non facciamo la casa, andiamo in motel. Vedete, io sono e poi penso, quando sono nel motel dico, ok ma il ragionamento che abbiamo fatto noi l'hanno fatto tipo migliaia di persone prima di noi, che schifo. E vabbè. Che ragionamento era, scusami? Che quando devi fare qualcosa di un po' troppo schifoso, che spunca troppo, lo vuoi fare in motel. Fantastico, non posso. Bene, quindi, quindi abbiamo imparato che Tinder funziona per tutti tranne me. Oh. Questa è la prima cosa. Però Tinder comunque l'ho consigliato. Beh, io, io non lo sto usando da un anno e mezzo. Mm. E anche prima non è che l'abbia usato chissà però quanto. Hai trovato Stefano? Eh sì, e non l'avrei. E questa è la cosa, cioè non l'avrei mai conosciuto perché siamo di due mondi completamente diversi, anche se abitiamo 10 minuti di distanza. Ragione per cui bocciamo invece le applicazioni, quelle che ti fanno incrociare, perché lì ovviamente quella è una cagata. Starei incrociando persone che incontreresti comunque, quindi sì, che senso non può avrebbe funzionare. No, io tra l'altro secondo me non incroci veramente in realtà. Non incroci persone, no. Cioè quali sono le probabilità che tu incroci persone che hanno la stessa applicazione che hai tu? Zero. Sì, ma no, non no, solo no, quello, però magari li beccati, però poi non sapevi dove fossero. No, sì, ma magari tu attraverso perché giustamente loro non cercandomi, io poi li andavo a cercare. Certo. No, no, certo, però poi, ripeto, non sono persone che vedi magari veramente, cioè attraversate la strada insieme, ma magari neanche ti accorgi di questa persona. Lo so. Quindi non è così facile che questo accada. Però ti rendi conto che se sta succedendo centinaia di volte, vuol dire che praticamente frequentate lo stesso, magari abitate vicini. Sì, ma magari questo a me come donna mi terrorizza, cioè proprio sì, stai aiutando gli stalker tantissimo, inquietante. Tantissimo. Sì, sì, sì. Tipo, vabbè. Comunque abbiamo imparato che Tinder è consigliato, Happn no, poi Happn no, Grindr supponiamo di sì, non lo sappiamo. Sì, io ho fatto un esperimento. Sì. Ah, tu hai fatto un esperimento? Sì, certo. Ah, Luca ha fatto un esperimento. Giustamente è la parola giusta, no? Quando sperimenti con la tua sessualità. Perché giustamente era curioso. No, ho detto by curious. A me piacciono tantissimo le app di dating, no? E quindi le ho provate praticamente. Ognuno ha le sue passioni. No, perché mi piacciono le app di dating. Beh, pensate quanti soldi smuovono, quindi conoscerlo potrebbe un giorno far fruttare dei soldi. Non succederà mai, ovviamente. Però no, l'ho provato, beh, se funziona alla grande, ma me lo dicono gli utenti stessi di Grindr, che voglio dire, ti fai un profilo sì, e sei infatti proprio, come si dice, ti arrivano tantissime richieste in poco tempo. No, ma il fatto, la cosa di Grindr adesso è quella, lo faccio io, sono l'unico a cui non arrivano. Sì, che facciamolo io, facciamolo ora. Facciamo una per prova, l'autostima ti aiuta. Ah. No, il fatto è che Tinder avrebbe dovuto essere come Grindr, perché è chiaro che Grindr funziona un sacco meglio, ma il problema era quello che stavo dicendo prima, che aiuta troppo gli stalker. Tra l'altro, se non sbaglio, Grindr è nato prima di Tinder, e Tinder è nato come risposta, sì, tra virgolette. Assolutamente sì, infatti togliendo la roba della localizzazione così per togliere i pericoli. Ma infatti, secondo me, Tinder, da questo punto di vista, è anche strutturato bene, soprattutto negli ultimi periodi, perché prima c'era anche la funzione di connetterti a Instagram tramite Tinder, sì, però potevi finire sulla pagina di quella persona. Adesso sì, l'ho usato un sacco per farmi mettere i mi piace su Instagram. Con te ha funzionato, però magari qualcuno si è trovato in difficoltà, nel senso che poi riceveva magari messaggi, immagino anche spiacevoli. Sì, sì. Cos'è successo? Che Tinder ha fatto? Sì, puoi collegare il tuo profilo, ma vedi solo le prime, tipo, mi pare 10-15 foto che hai caricato, le ultime che hai caricato su Instagram, sì, ma non appare il tuo nickname di Instagram. Ah, quindi io non posso più cosa seguirti o mandarti messaggi da partendo da Tinder su Instagram. E non la sapevo di questa modifica, ma suona bene. E secondo me Tinder anche, è decisamente più attento su queste cose, magari, di altre app. Appunto. È più discreto. E secondo me è uno dei motivi del successo. Tra l'altro, novità, ha anche introdotto, o introdurrà a breve,
Il tasto tipo segnala un cattivo appuntamento, cioè se un appuntamento Oh, sta andando male, tu puoi finalmente! segnalare a Tinder che sei uscita con questa Tipo persona non ha e pagato lui. che non ha pagato il conto, esatto. Esatto. No, che stai magari potenzialmente No, per vivere una però non situazione vuole usare difficile, il però. preservativo, sta roba qua, io le segnalerei. Sì, ma banalmente, cioè magari ti Cioè. portano in un posto un po' fuori, dove ha detto ti portava da un'altra parte, inizia a insospettirti. Un modo comunque veloce per mandare una segnalazione senza star lì a chiamare, magari non è l'opportunità. Ah, Comunque hai figo. un aiuto, poi non so come si intervenga e No, altro, buono, buono, però. soprattutto. Quindi, cioè, praticamente dici che quando fai questi appuntamenti legali, ruba lì il Esatto, cellulare, ruba lì così il almeno ti cellulare, il dai una cellulare. Esatto, valutazione perché sennò positiva. Eh no, perché se no segnalano. segnalano, quindi una Esatto. ragione in più per fare il sequestro di persone. Bene, Bene! quindi grazie e alla prossima puntata in cui parleremo di qualcos'altro. Bello, mi Di piace come questo. John sta usando Grindr a questo Di come punto. sarò, E come sta è vero, andando. facciamo È gli vero. update Ma, su però queste hai ragione, su di cose. me probabilmente mi aiuterebbe con l'autostima. E allora fallo, Va dai. bene. Va bene, ciao ragazzi, alla Ciao, ciao. prossima.